8904, la città di Recanati, Radio R, salutiamo l'avvocato Carla Corsetti che è anche segretaria nazionale di Democrazia Atea, il partito per il quale abbiamo anche avuto modo di ascoltare appunto Corsetti nel momento fondativo di questa nuova realtà italiana. E Carla Corsetti è stata anche è conduttrice in questa radio di una serie di trasmissioni, ben 12, sulla lettura della Costituzione, almeno i suoi primi 12 articoli, appunto. Adesso parliamo invece del processo Tosti, il giudice Luigi Tosti, giudice di Camerino, che si è rifiutato nel lontano ormai 1995, per un certo periodo, di tenere udienza per la presenza appunto nelle aule del Tribunale di Camerino dei crocifissi. E Tosti ha detto sempre: o mettiamo tutti i simboli religiosi o li togliamo tutti. Questa è stata la sua battaglia, una battaglia condotta con molto coraggio in tutti questi anni, sino ad arrivare con alterne anche vicende di assoluzione e di condanna. E purtroppo non ce l'ha fatta questo ultimo round, almeno non ultimo, diciamo, perché Tosti ha intenzione di ricorrere alla Corte europea, non ce l'ha fatta perché le sezioni unite di Cassazione hanno respinto, diciamo così, anzi hanno accolto la richiesta dell'accusa di rimuovere dall'attività proprio professionale e quindi come giudice il giudice appunto Luigi Tosti. L'avvocato Carla Corsetti ha assistito Tosti in questa fase del suo iter processuale, diciamo così, di questa sua lunga e travagliata e alquanto appunto altalenante vicenda legata alla battaglia appunto sul crocifisso nei luoghi pubblici. Innanzitutto salutiamo proprio l'avvocato Carla Corsetti. Buonasera Corsetti. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, vediamo un po' come si è arrivati alle sezioni unite della Corte di Cassazione e per quale diciamo, tipo di contestazione nei confronti di Tosti. Allora, forse prima di arrivare alla Cassazione dovremmo brevemente ricostruire quali sono stati i passaggi fondamentali a partire dal 2005, dovrei correggerla, non dal Ah sì, è vero, 1995. è arrivato troppo C'è un indietro. precedente che credo che debba essere ricordato. In quell'anno è stata emanata dalla Corte di Cassazione una sentenza che riguardava l'esposizione del crocifisso all'interno dei seggi elettorali, per cui la Cassazione aveva valutato la posizione di uno scrutatore che si era rifiutato di adempiere al suo ufficio proprio perché all'interno del seggio elettorale c'era l'esposizione di un crocifisso. Questo scrutatore aveva seguito un iter giudiziario pari qua a quello di Tosti, era arrivato in Cassazione e quando si era arrivati in Cassazione la Suprema Corte aveva ritenuto che il rifiuto di questo scrutatore fosse legittimo e che la esposizione del crocifisso all'interno del seggio elettorale in realtà era una violazione della libertà di coscienza. Detto questo, si era creato in Italia il primo precedente giurisprudenziale rilevante sulla esposizione dei crocifissi negli uffici. Fu da questa certezza che il giudice Tosti poteva riscontrare in quella sentenza che si creò all'interno del Tribunale di Camerino una situazione tale da indurre il giudice Tosti a togliere il crocifisso dall'aula nella quale egli stesso celebrava i processi. Da lì si è poi scatenato un'escalation di provvedimenti, di procedimenti penali, di procedimenti disciplinari. Valutiamo un momento quello penale. Il giudice Tosti è stato condannato in primo grado e la sua condanna è stata confermata in appello. Si era arrivati alle sezioni della Cassazione penale ed era stato assolto e la Cassazione aveva nuovamente deciso che la sua
il suo rifiuto aveva una connotazione di legittimità, per cui l'accusa sull'adempimento dei suoi doveri era un'accusa inconsistente e fu assolto. Una volta risolta questa questione sotto il profilo penale, rimaneva in piedi la questione sotto il profilo disciplinare, quindi non più davanti alle sezioni della Cassazione penale, ma bisognava andare davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno dei magistrati. Quindi bisognava valutare la sua posizione soltanto sotto il profilo disciplinare. Sapendo che la Cassazione penale aveva già dato alcune indicazioni, anche davanti al Consiglio Superiore della Magistratura noi aspettavamo una sentenza di assoluzione, e invece il Consiglio Superiore della Magistratura emanò una sentenza di condanna. C'è da premettere che prima di questa sentenza di condanna arrivata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il mese precedente era intervenuta la sentenza della Corte Europea, quella del 3 novembre del 2009. La sentenza della Corte Europea del 2009 aveva stabilito che l'esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici e nelle scuole costituiva una lesione del diritto fondamentale della libertà di religione. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe dovuto prendere in considerazione sia la Corte Europea e sia la sentenza della Cassazione penale che aveva già assolto Tosti. Con questi due presupposti noi aspettavamo una sentenza di assoluzione da parte del CSM. Il CSM invece ha condannato. A quel punto la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura è stata impugnata davanti alla Cassazione, e davanti alla Cassazione aspettavamo un pronunciamento che si adeguasse alla sentenza penale che aveva riguardato lo stesso Tosti, che si adeguasse alla sentenza che aveva riguardato lo scrutatore nel lontano 2005. Noi aspettavamo che la Cassazione tenesse conto di tutti i precedenti giurisprudenziali che già avevano delineato una certa posizione della Suprema Corte, e che quindi la posizione del giudice Tosti potesse essere risolta e lui potesse essere nuovamente reinserito nella magistratura. Ci siamo ritrovati di fronte a una sentenza che ci ha grandemente sorpreso, veramente sorpreso. Allora io da avvocato dico che le sentenze vanno rispettate, ma vado anche a dire che le sentenze devono essere commentate, e che se ci sono dei profili che possono ancora essere contestati, cosa che è il caso che ci riguarda, questi profili devono ancora essere contestati, per cui io mi auguro che questa sentenza possa trovare un ribaltamento nella Corte Europea. Il giudice Tosti farà sicuramente ricorso alla Corte Europea, anche perché la sentenza della Cassazione che ha confermato la rimozione già decisa dal Consiglio Superiore della Magistratura è una sentenza che non dà ragione al Tosti nemmeno nella ricostruzione fattuale. Mi spiego meglio: nella sentenza che ho qui di fronte a me c'è una ricostruzione dei fatti addirittura imprecisa, impropria, dove vengono attribuite al giudice Tosti delle circostanze che invece non hanno avuto ragione neanche di essere prese in considerazione. Questo sotto il profilo fattuale, ma la cosa più criticabile e non condivisibile sono i profili giuridici che sono stati delineati in questa sentenza. Sono dei profili giuridici, diciamo così, di assoluta novità rispetto ad un orientamento della Cassazione precedente. Sono state dette delle cose che non stanno né in cielo né in terra, come si usa dire normalmente. Questi profili giuridici sono assolutamente sconvolgenti, e ci sono dei passaggi in questa sentenza che non danno neanche una adeguata motivazione alle decisioni prese. È una sentenza che ci sorprende perché la Cassazione ci ha abituato ad un livello di giurisprudenza sicuramente diverso da quello che leggo oggi,
e mi sembra che questa sentenza non sia all'altezza del compito che era stato affidato alla Suprema Corte. È una sentenza carente ed è una sentenza contraddittoria ed è una sentenza che non fa assolutamente giustizia. Questo almeno da un punto di vista giuridico. Poi dal punto di vista politico le considerazioni sono altre, perché io mi trovo adesso a rivestire rispetto a questa faccenda una duplice veste, quella dell'avvocato, ho ricoperto questo incarico affidatomi dal giudice Tosti e quindi l'ho difeso davanti alla Corte di Cassazione, ma io sono anche un segretario nazionale di un partito e non posso che dare una valutazione politica di queste vicende, e allora rispetto ad una valutazione politica non posso fare a meno di pensare che tra qualche giorno la grande Camera della Corte Europea ci dovrà dare un responso rispetto ad un ricorso ingiustificato e inqualificabile del governo italiano, che ha cercato di opporsi alla sentenza del 3 novembre del 2009 della Corte Europea, nella quale si stabiliva che non si possono affiggere simboli religiosi nei luoghi pubblici. Ebbene, noi aspettiamo il verdetto della Grande Camera, che sarà emanato il 18. Confidiamo nella sentenza della Grande Camera, che sicuramente non potrà smentire i riferimenti giurisprudenziali precedenti. Ebbene, tra una settimana il governo sarà sconfitto su questa faccenda e noi ne siamo certi, e allora 3 giorni prima la Cassazione ha voluto sacrificare il giudice Tosti per dare un contentino al governo italiano. Ma più che al governo italiano, forse a quello che è il sentimento che si ritiene un po' comune a molti italiani, ci si è conformati a questo sentimento, allineati a questo sentimento, magari non si è visto oltre, non lo so se poi queste sono le ragioni intime o nascoste che hanno indotto i giudici ad emettere quella sentenza. Sta di fatto che ci sono dei passaggi che effettivamente, leggendo così a tratti questa sentenza dalle righe dei giornali di oggi, ecco, si parla che in fondo la presenza di un crocifisso in un'aula di un tribunale non costituisce una lesione dei diritti di libertà, diciamo, dei religiosa da parte nei confronti dei cittadini, e che Tosti in fondo aveva avuto poi soddisfazioni in quanto gli era stato concesso comunque di tenere le proprie udienze in un'aula priva di simboli religiosi. Ma ecco, noi allora abbiamo avuto... io dovrei aprire una parentesi. A un certo punto il Tribunale di Camerino, nella persona del suo presidente, aveva invitato il Tosti a esercitare la giurisdizione in un'aula priva di simboli religiosi. Ebbene, quell'aula era stata creata come aula ghetto. Nel momento in cui veniva individuato un luogo senza esposizione di simboli religiosi, si creava una discriminazione maggiore. È la stessa cosa che all'interno di un treno si creano i vagoni per i bianchi e i vagoni per i neri. È la stessa identica cosa. Non si possono creare delle aule dedicate a chi professa un credo o a chi non lo professa, perché questa è discriminazione, e il presidente del Tribunale di Camerino non ha voluto tener conto che le istanze di Tosti erano istanze di libertà religiosa e di libertà di pensiero, e la creazione di un'aula ghetto non faceva altro che aggravare la condizione di discriminazione operata all'interno delle aule giudiziarie. Ma c'è un passaggio della sentenza in cui questa istituzione dell'aula ghetto era stata contestata con argomentazioni squisite all'interno di questo ricorso con il quale si impugnava la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Ebbene, la Cassazione le ha ignorate.
non le ha neanche tenute in considerazione, non le ha neanche esaminate per poter dire in quale passaggio non dovevano essere accolte, ha preferito ignorarle. E la cosa che dà più fastidio è che la condotta del Tosti in questa sentenza è stata esaminata senza che potesse essere supportata dalle motivazioni che avevano indotto il Tosti a togliere il crocifisso e a chiedere di non celebrare più le udienze sotto la tutela simbolica del crocifisso. E per rendere un esempio, è come se una persona che ha compiuto un omicidio per legittima difesa viene sottoposta a giudizio, si tolgono tutte le motivazioni della legittima difesa e cosa resta? Resta soltanto l'omicidio. È come se il suo comportamento fosse stato privato della possibilità di essere suffragato da motivazioni, perché è stato detto che le sue motivazioni erano inammissibili. La lesione dei diritti fondamentali è stata ritenuta dalla Cassazione una motivazione inammissibile ed è questo che non torna. I conti su questa vicenda non tornano, perché il disvalore di una condotta non può essere separato dalle motivazioni che hanno portato la persona a quella condotta. E lo stato di necessità spesso deve anche dare una giustificazione a comportamenti che sarebbero invece illeciti se certe motivazioni non ne costituissero presupposto. È questo il ragionamento che doveva essere fatto. Il disvalore di una condotta non può essere esaminato senza tener conto delle motivazioni. Hanno espunto le motivazioni e hanno lasciato solo la condotta. Il giudice Tosti non ha tenuto udienza. Perché? Perché non importa. Senta, avvocato, ma adesso che cosa accade? Innanzitutto al giudice Tosti, perché in una Dunque, precedente... Dunque, al giudice Tosti adesso, siccome in questi 6 anni il giudice Tosti è stato privato dello stipendio e gli è stato corrisposto soltanto un minimo assegno alimentare, quindi diciamo veramente una cosa minima, le somme che gli sono state corrisposte in questi anni sicuramente gli saranno richieste, ma nel frattempo il giudice Tosti ha dovuto aspettare 6 anni, durante i quali avrebbe potuto proficuamente rivolgersi sul mercato del lavoro rivestendo altri ruoli, ma invece la permanenza di questo giudizio glielo ha impedito e lo Stato non solo adesso gli ha impedito di procurarsi un reddito, ma quel reddito minimo alimentare che gli aveva comunque corrisposto adesso molto probabilmente lo richiederà indietro, questo almeno sotto il profilo economico, ma per questa vicenda ovviamente anche per questo dovrà intervenire la Corte, perché la Corte europea sicuramente condannerà lo Stato italiano per aver tenuto una persona 6 anni nella incertezza e nella indecisione sul suo futuro professionale. Ecco, ci faccia capire una cosa, avvocato, ma che tipo di potere potrà avere questa sentenza della Corte europea sul giudizio della Cassazione in Italia? La sentenza della Grande Camera costituirà soltanto una direttiva nei confronti dello Stato italiano. Quindi la sentenza rimane dell'esecutivo? La sentenza rimane, ma la sentenza, quindi il caso Tosti, dovrà essere esaminato separatamente dalla Corte, quindi non ci sarà una applicazione automatica della sentenza della Grande Camera di venerdì rispetto al caso Tosti. E il giudice Tosti dovrà comunque ricorrere davanti alla Corte europea e portare davanti alla Corte europea il suo caso. Poi la Grande Camera si esprimerà invece per quanto attiene all'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici e allora a quel punto ogni cittadino italiano da quel momento in poi potrà essere sufficientemente motivato a chiedere personalmente la rimozione dei simboli, perché la Corte europea è un organismo internazionale al quale noi riconosciamo autorità, perciò ciò che dice deve essere seguito. È vero che l'Italia ormai è in fase autarchica, per cui
fanno ciò che vogliono, però è pur vero che la sentenza, che la Corte europea, che la Comunità europea, che l'Europa ci sta guardando e i comportamenti dei governi che non si attengono alle direttive possono sempre passare attraverso il vaglio delle commissioni e i governi italiani sono spesso e sovente sanzionati perché non si attengono alle direttive della Comunità e della Corte. Benissimo, cioè per Tosti comunque questo è un punto, diciamo, cruciale della è un punto sua cruciale perché vita, risolve la sua situazione dal punto in di Italia, vista sì, appunto personale, sì. Sicuramente dal punto di vista della sua battaglia è un momento di passaggio, non si fermerà sicuramente qui né la sua no, né quella di tanti qui. Altri no. cittadini italiani che lottano anche da diversi anni, perché si è tentato anche in anni passati questa battaglia in maniera quasi infruttuosa, nel senso che non ha comportato poi ho risolto granché, anche se ha smosso e ha fatto riflettere, ha smosso alcune coscienze, ma ha fatto io riflettere penso che, un pochettino. Ecco, lei ha detto una parola giusta, riflettere. Io penso che gli italiani debbano cominciare a riflettere e debbano cominciare a riflettere sul fatto che tra un paio di generazioni la maggioranza degli italiani non sarà cattolica e sarà islamica, e quando arriveranno gli islamici a poter dire allora nei tribunali mettiamo i nostri simboli e non i vostri perché siamo noi maggioranza, io penso che i cattolici si dovranno ricordare di aver esultato per la sentenza del giudice Tosti e per l'esposizione dei crocifissi, perché i crocifissi nelle aule giudiziarie non fermeranno l'avanzata islamica, ed è bene che i cattolici si ricordino che quando devono difendere la laicità contro l'Islam è bene che lo facciano adesso, e perché poi più in là sarà forse un po' troppo tardi. Benissimo, avvocato, la sento molto battagliera, molto presa in questa vicenda, come giustamente deve essere, non peraltro anche per il suo ruolo politico che riveste. Io la ringrazio e a presto sentiremo anche Tosti, che le sue considerazioni. Va bene, vi saluto.